Rieccoci insieme col Bianco e Rosso TV Sport, c'è già un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, buongiorno, sono Ciao, Antonio ciao, da Bari, ciao. ecco, saluto l'ospite e Ciao. anche l'ospite, salve. Senti Enzo, io ieri sinceramente ho visto, diciamo, due partite, Sì. una diciamo nel primo tempo è meglio non parlarne proprio, guarda, il Bari non ci stava proprio, anche non so, dopo la disfatta di Roma e i ragazzi in campo proprio non stavano con la testa, guarda. Sì. Ho sentito anche dei ragazzi che giovedì hanno fatto l'allenamento, diciamo la partitella con la prima squadra e anche hanno visto che non stavano molto motivati, io dico questo. Poi diciamo la partita per me l'ha vinta il mister Ventura, guarda, ha avuto quel coraggio, quell'intenzione di fare i cambi, che ha azzeccato tutti e tre i cambi. E anche su Greco la verità inizialmente quando è venuto a Bari non è che ci credevo molto per la Serie A. Però ieri, guarda, l'ho visto trasformato, Enzo, in campo. Non lo so, io con degli amici in tribuna, ieri quando Sì. vedevo nei tempi in campo che anticipava, poi la palla la dava subito, l'ho Grazie, visto grazie per la tua trasformato, telefonata. Lo Enzo. dicevo a telecamere spente, a Giuseppe Greco, rispetto alla porzione di partita giocata contro Livorno, ho visto un giocatore completamente diverso, nel senso che lì sembrava ancora in ritardo di condizione, ieri c'era più gamba sicuramente. Sì, no, sicuramente ieri stavo molto meglio fisicamente, magari mi ero anche scaldato meglio, non so, dipende da cosa dipende questo, però sicuramente ieri stavo molto meglio delle altre 2 volte che ero stato Che chiamato sei in entrato campo. in campo. Un grazie a Greco, ieri mi hai fatto godere, scrive Nico, è il verbo più usato in queste ultime ore. Greco è entrato con le giuste motivazioni, quello che ci vuole, scrive un amico, bravo Giuseppe, quindi ancora complimenti per Greco, faccio i miei complimenti a Greco. Intanto c'è un altro amico in linea, adesso prendiamo la telefonata. Ieri ho pianto dopo il gol, scrive Giuseppe. Un altro SMS, sono felicissimo per Greco. Meritava una gioia così. Vogliamo ricordare cos'è che ti è successo esattamente, perché poi parliamo di problemi, ma contestualizziamoli. Adesso battere il Napoli, perché il Napoli è un'altra bestia nera del Bari, difficilmente il Bari ha vinto nella sua storia al San Paolo, quindi sarebbe davvero. Che ne pensi della città di Bari? Quindi sono domande per te queste. Poi Giuseppe, con quale compagno hai maggiormente legato? Scrive un amico che si chiama Rob77, poi un'altra ancora, Bravo Ventura, grande squadra, caparbietà e carattere. Allora, prendiamo la telefonata prima, un secondo, pronto? Pronto, buonasera a te Sì. Enzo e agli ospiti. Ciao, ciao Vittorio, Grazie. ciao. Salve. Allora, ascolta, chi conosce bene e ha seguito come me il campionato di Serie B, Greco veramente era una perla perché ha fatto dei gol d'autore. Complimenti per ieri. Questo Grazie. significa che Perinetti e Ventura hanno lavorato benissimo. Noi abbiamo una rosa di 26-27 calciatori che tutti, penso, indistintamente, Sì. possono entrare in campo e dare il loro contributo. Quindi io direi, finiamola ancora, specialmente alcuni tifosi che vanno verso il grande nome, diamoli agli altri. Grazie. Grazie, Sono un po' perentorio Vittorio. biscardi, sappiamo. Perentorio Vittorio. Allora, voglio cogliere l'occasione per salutare una tifosa che, così come Greco, ha avuto un periodo lungo di convalescenza dopo un incidente. Si chiama Anna. Il marito Antonio mi ha detto: mi raccomando, saluta mia moglie perché ha gioito assai al gol di Greco. Peraltro, vi accomuna una storia perché anche lei credo che sia stata 7-8 mesi in difficoltà per un incidente. Quindi credo che sia il momento giusto per Salutiamo Anna. abbinarvi. Ma qualcuno ti chiama Lupo Greco? È il tuo soprannome, no? Sì, è un po' da Genova che c'è questo Perché soprannome. Lupo Greco? Perché Caccia, non, Nicola Caccia, Nicola Caccia, si giocava sbaglia, al Genoa con me e lui non si ricordava mai i nomi dei compagni, allora metteva un po' questi soprannomi e a me. Greco, uno di noi, scrive un altro amico, insomma, poi fanno domande su Barreto, ma sentiamo chi c'è in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Gigi da Bari. Ciao Gigi, ciao. Saluto anche Lupo Greco, Ciao. sperando che ritorni quello di Catania e di Genova, perché anche Catania ha fatto Mai giocato a Catania. a Pisa, scusa, a Pisa o a Genova. Pisa ha cominciato molto bene lo scorso anno. Quanti gol hai fatto? 10. 10 gol. Probabilmente se il Pisa è retrocesso lo si deve forse anche a quell'infortunio, senza nulla togliere. Per me Senti, Enzo, sbagliarono già a cambiare il tecnico a un certo punto, però l'infortunio e l'esonero è di di Ventura. Ventura. Enzo, voglio chiederti una cosa, non so se sei d'accordo con me per quanto riguarda
Alvarez. Sì. Ventura, pur di far giocare Alvarez, ha costretto Coman a snaturare il suo ruolo, essendo un destro, è stato impiegato nel primo tempo sulla sinistra e non ha dato la stessa prestazione che invece ha dato nel secondo tempo. Diciamo che Coman, comunque Ventura ha puntato su due esterni, quindi probabilmente ha voluto giocare con Alvarez da una parte e Coman dall'altra. Ma Camata ce l'ha la gamba, c'ha i 90 minuti, penso che ormai è arrivato il momento che possa essere impiegato. Per parli di Camata? Camata, sì. Sì, sì, Camata. Vabbè, perché io credo Alvarez, che Ventura ormai sappia. Però Ventura saprà meglio di noi se Camata ha o no i 90 minuti nelle gambe. Non dimentichiamo che Camata viene da un infortunio notevole, anche un problema rotuleo, credo, una cosa abbastanza seria. Infatti molti mi hanno detto che insomma è già tanto che Camata riesca adesso a giocare in questo modo. Io dico, lasciamo fare il tecnico, sa perfettamente, se ha fatto giocare Alvarez piuttosto che Camata vuol dire che Alvarez forse ha un'autonomia maggiore rispetto a Camata, per quanto Alvarez, non dimentichiamolo, in settimana aveva avuto dei problemi, era rimasto fermo, aveva fatto differenziato, poi si è fatto male alla vigilia della partita. Poi insomma Alvarez è un giocatore un po' particolare, un po' atipico direi, però ha fatto anche buone cose in questo inizio di campionato. Ecco, l'unica cosa che mi sentirei di dire è che quando non si è al massimo della condizione prova a fare giocate più semplici e non sempre a sfidare gli avversari come fa lui con quel giochino, no, che qualche volta fa imbestialire anche gli avversari. Lui con uno e vai, con dei vai dovrebbe essere immarcabile, perché c'è una velocità di base incredibile. Per quanto concerne l'utilizzo di Camata, per me fa bene Ventura a inserirlo quando le squadre avversarie sono stanche, perché poi vanno in difficoltà, perché ieri era quasi impossibile fare il raddoppio di marcature, e le attenzioni che hanno riservato a Camata hanno fatto sì che il Bari arrivasse in porta con due volte con Bonucci e con gli altri. Vuol dire che tatticamente la partita è stata impostata in maniera perfetta. C'è un altro amico in linea, pronto? Enzo, ciao, sono Antonio. Ciao Antonio, ciao. 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 Senti, volevo fare un appello onde evitare, sì, che le cose come al solito a Bari peggiorino. Sì. Quei fischi ieri dal Varez non mi sono assolutamente piaciuti, sono qualcosa di veramente assurdo. In questo momento che uno dovrebbe effettivamente legarsi attorno a una squadra, sono qualcosa di ingiustificato e gratuito, anche appunto in considerazione di quello che avevi detto, che non sta benissimo, problemi sugli esterni ce li abbiamo, quindi cominciare con i fischi, e poi anche perché oltretutto sono due pesi, due misure, perché se si fischia Alvarez, a Barreto cosa si dovrebbe fare? Perché è qualcosa insomma di notevole quello che sta combinando in negativo Barreto. Io penso che Barreto dimenticava sempre il credito di 23 gol dello scorso anno, che sono stati pesanti per la promozione del Bari. Probabilmente si sorvola su Barreto perché è un beniamino assoluto dei tifosi del 23 gol, di cui 14 credo sul rigore, quindi insomma tutto sommato aveva, beh, non proprio 14, non dire 14, è un po' severa la tua analisi. Non credo che abbia segnato 14 gol sul rigore, o 7 gol sul rigore, sì, ne ha segnati, sì. Vabbè, comunque insomma, al di là di ogni cosa, non cominciamo con i fischi, cominciamo, vediamo di non rompere il giocattolo. Comunque a Greco tanti complimenti, perché è un gol da vero attaccante. Lui era 2-3 metri spostato sulla destra rispetto alla porta, per cui l'ha toccato e l'ha fatto andare sul secondo palo, quindi non aveva la porta frontale, quindi effettivamente è un gol di notevole entità. Grazie Antonio, grazie per il tuo intervento. Allora, facciamo un passo indietro, ti ho fatto la domanda: cosa ti è accaduto a Pisa? Hai avuto un infortunio di quelli che insomma... Per sì, il giocatore sono. Ne abbiamo avuto qua ad esempio l'esempio di Sibilano, credo che abbia avuto un infortunio del genere. Uguale, penso, sì, perché l'ho incontrato un giorno e abbia avuto lo stesso infortunio. Mi sono rotto il tendine d'Achille ed è stata molto dura, cioè devo dire la verità. Comunque è un infortunio che ti lascia sempre dei punti, sì, negativi. Ma anche perché mi sono fatto male da solo, cioè. Quindi non ti dai magari neanche delle spiegazioni, cioè come può essere successo. Però cioè, devo dire grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino e che mi hanno aiutato a recuperare anche in fretta, perché comunque cioè, io quest'estate sono partito in ritiro col Bari, che erano passati 3 mesi dall'operazione, quindi era veramente fermo 6-7 mesi. Almeno. Sì, io dopo 3 mesi già cioè, con loro il ritiro ho fatto quasi tutto e... Devo dire che ho fatto veramente
tanta fatica, però cioè, se oggi sono qui a festeggiare insieme a tutti, vuol dire che ne valsa la pena. Fermiamoci, pubblicità, poi ultima parte del bianco e rosso.